Io utilizzo il calcio per intanto perché mi piace il calcio, perché ho giocato al calcio e probabilmente anche le cose più importanti della vita le ho imparate sul campo di calcio. Anche questo io lo trovo molto crociano, nonostante casomai i crociani si scandalizzassero di questa cosa. Io la trovo invece una cosa molto crociana, nel senso che le cose più importanti della vita non le impariamo sui libri, le cose più importanti della vita le impariamo fuori dai libri, le impariamo fuori dalla scuola. Il momento educativo sì, c'è il momento educativo della scuola, ma poi il momento educativo più importante è quello che riguarda la nostra vita. Allora facciamo quelle esperienze che sono, laddove sono esperienze autentiche, il ritornello che ripetiamo, sono quasi sempre delle esperienze negative, perché mettono in gioco noi stessi e quindi hanno bisogno di tutta quanta la nostra energia, tanto intellettuale quanto morale, per essere poi superati. Però la questione del gioco non è una cosa scherzosa, è una cosa di poco conto. Cioè, se è vero, come abbiamo detto, che l'idea principale della filosofia è tutto sommato un'idea totalitaria e totalizzante, cioè quella di razionalizzare tutto in modo tale che se io razionalizzo tutto, controllo tutto e quindi poi posso essere libero, invece questo, come diceva giustamente Popper, è una trappola per topi, con il gioco questa cosa non funziona, perché il gioco mette proprio, buono il gioco di parole, in fuorigioco questa idea di razionalizzare tutto, perché il gioco di per sé non è razionalizzabile. Laddove il gioco dovesse essere razionalizzato tutto, il gioco si sottrae, cioè si sottrae alla presa. La storia del controllo e dell'abbandono, uno dei, la possiamo tirare fuori da uno dei filosofi più importanti del Novecento, che si chiamava Johan Cruyff, il quale diceva per giocare a calcio c'è bisogno di due cose, una è quella di saper ricevere la palla e un'altra è quella di saper dare la palla. Chiunque abbia esperienza del gioco del calcio, sia in campo sia fuori da osservatore, perché paradossalmente si gioca a calcio anche guardando il calcio, anche lo spettatore è per certi versi un giocatore di campo. Chiunque abbia esperienza del gioco del calcio sa che la prima cosa è che noi dobbiamo controllare la palla. Se io non so controllare la palla, non posso giocare a pallone. Devo saper controllare. Devo essere io il padrone della palla, devo essere io il signore della palla, devo signoreggiare il pallone. Devo controllare, lo devo controllare quasi totalmente. Il punto è però che una volta che ho controllato il pallone, questo controllo non può essere finalizzato a se stesso, perché se è finalizzato a se stesso, io sto facendo un altro gioco, sto facendo palla avvelenata, ma non sto giocando a calcio. No? Il controllo non è finalizzato a se stesso, ma è finalizzato soltanto al gioco, cioè io una volta che ho controllato il pallone lo devo mettere in gioco e dunque lo devo lasciare, lo devo abbandonare per consegnarlo, per darlo, per passarlo. Il passare è una cosa che riguarda la vita stessa, che riguarda addirittura lo stesso concetto. Lo devo passare al mio compagno e passandolo al mio compagno, naturalmente, mi prendo il rischio che il pallone possa andare nelle mani dell'avversario. Il quale avversario? È vero che è il mio avversario, ma io stesso sono l'avversario del mio avversario, il che significa che la pluralità e l'alterità appartiene a tutta quanta la dimensione calcistica, cioè tutta quanta al gioco della partita, appartiene a tutta quanta la vita. Ora, se noi passiamo dal campo di calcio al campo della vita, vi renderete conto che queste due regole sono esattamente le stesse, non si spostano di un millimetro. Io nella vita la prima cosa che devo imparare a fare è quella di sapermi controllare, controllare me e controllare anche gli altri. Se non c'è questo controllo, non c'è vita civile. È talmente vera questa cosa che vi abbiamo costruito sopra addirittura degli istituti sociali, cioè le scuole, altro non sono che una forma di istituzionalizzazione del controllo. Dobbiamo imparare a controllarci e a controllare gli altri. Se non che il controllo è soltanto una parte della vita, esattamente come il pensiero è soltanto una parte della vita, ma non è tutta quanta la vita.